come sempre, io sono Matteo e lei è Dina. Oggi vi facciamo vedere un nuovo giochino da fare in casa per passare queste giornate di clausura, chiamiamola così, di quarantena. Allora, oggi io l'ho già preparato, il gioco di oggi è un gioco molto semplice, abbiamo bisogno di un tappeto più o meno lungo, dipende da quello che avete in casa, come sempre usiamo quello che abbiamo in casa, non ci serve niente di nuovo. Le solite crocchette del cane o, per i cani meno famelici, qualcosa di più appetitoso, un wurstel, del prosciutto, quello che volete. Il gioco qual è? Qua sotto ci sono delle crocchette, il cane lo deve srotolare e cercare le crocchette. Lavoriamo su due cose: il fatto di far usare il naso al cane, è una dote che lui ha e che quindi lo porta anche ad avere un lavoro mentale, e allo stesso tempo a fargli fare qualcosa di divertente e gioioso, perché richiede anche un po' di mobilità del cane. Dai, Dino. Ok. Cosa c'è qua? Ma è? L'ho usato? Ok. Cosa c'è? Vedete che il cane all'inizio va un po' aiutato, nel senso che basta che gli date una mano a spingere un po' leggermente il tappeto, poi il cane capisce molto in fretta. Mettete un po' di crocchette ogni step, mettete un po' di cibo ogni step, ok? Fino a che arriva in fondo e trova un jackpot, in fondo ne mettete un po' di più, ok? Una quantità più sostanziosa. Adesso ve lo facciamo rivedere, ripartendo da capo. Dina, Dina, vieni qui. No, non sul tappeto, sennò come facciamo? Qui. Mettiti giù. Giù. Ok. Anche qui potete farlo facendolo vedere al cane, o sennò potete farlo anche semplicemente magari aiutandolo la prima volta spostando un po' il tappeto con il dito come ho fatto io. Quindi, jackpot in fondo un po' più ricco, un po' più pieni, un po' meno pieni gli altri. Chiudiamo. Dai, srotola! Brava tapina! Se vedete che il cane spinge molto in fretta, magari rallentate in maniera tale che il cane debba rimanere impegnato e si debba un po', tra virgolette, lavorare per poterlo srotolare tutto. Lei lo fa strisciando, in realtà vedrete che tanti cani lo fanno in piedi. Lei lo fa strisciando perché queste sono cose che lei già conosce a volte, quindi si trova più comodo a stare giù. Ok, questo è uno dei giochi che volevo far vedere oggi. Cosa serve qui? Ritorniamo, ripetiamo. Tappeto, che avete in casa tutti, delle crocchette, dei wurstel. Ci vediamo domani col prossimo video. Ciao!